Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 6 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Cuoricini sul calendario. Giornata memorabile da sottolineare con tanti cuoricini, a bagno nella piscina tiepida, formata dalla luna piena, Saturno e Nettuno in segni d'acqua, ve la spassate con il partner e coi vostri pupi sperimentando una rida di piacevoli emozioni, una più intrigante dell'altra. Per un sesso felice non vi occorrono frustino e manette, intuito e fantasia, con l'aiuto di Marte nel segno, vi guidano verso piaceri naturali senza forzature. Ehi fu come immobile, canta il Manzoni, a proposito del 6 maggio, morte di Napoleone. Ma per quanto vi riguarda d'immobile qui non c'è proprio nessuno, guizzate come saette. Qualche nuvola sul fronte delle amicizie, gli amici, più trasgressivi e libertari di voi, fanno qualche appunto alla persona che amate o vi prendono in giro per il vostro sentimentalismo. Non sarà invidia per caso? Le amiche contribuiscono al malessere generale, soprattutto quelle pettegole in cerca di guai. E qualche guaio pure potrebbero procurarcelo se non sapremo tenerle a bada. Fortuna che c'è l'amore a consolarci con conferme di affetto e passione, l'attrazione non mancherà e potrebbe esserci anche un rapporto perfetto e qualche amore nuovo. Tentazione per le persone di una certa età di amori giovani. Molto bene oggi le energie, sotto il profilo della praticità e delle velocità potreste scoprirvi persone completamente diverse. Raggiungerete oggi qualche obiettivo importante che vi eravate riproposti. Bene tutto ciò che riguarda affetti e amore, anche se nella tarda serata vi sorprenderete a rispolverare vecchi ricordi, in fondo il presente vi sembrerà migliore del vostro passato. Problemi digestivi. Evita alcolici, cibi ricchi di grassi e di zuccheri. Cerca di iniziare una sana dieta. Mettete in conto contrattempi e imprevisti che oggi non mancheranno. In particolare c'è la possibilità che si creino dei malintesi importanti. Ottime prospettive per la giornata di oggi, curiosando qua e là troverete spunti per incardinare la giornata al meglio. Contate sulle vostre uniche energie. Oggi avrete tanto coraggio nel fare e nel pensare, una speciale forza vi viene da Giove e Marte che oggi vi assisteranno in molte cose. Pensate anche di fare una giusta economia. Il vantaggio lo vedrete poi. Le persone che vi circondano potrebbero non essere vostri nemici, spesso, anche se stanno dalla vostra parte, non sono schierati e questo vi potrebbe far pensare che vi vengono contro. Ma non è così. Almeno non per tutte. Amarezze e incomprensioni, ecco cosa dovete cercare di mettere via con fretta e decisione. Non è piangendovi addosso che riuscirete a risolvere due questioni che vi stanno a cuore. La situazione che state vivendo è davvero complicata e occorrerà tutta la vostra buona energia per venirne fuori. Cercate di orientarvi verso i locali più movimentati, riuscirete a scaricarvi di molta della tensione accumulata e anche il divertimento non guasta mai. Ottimo periodo per tutti i tipi di transazioni finanziarie. Dovunque vogliate andare in questo giorno. Tenete sempre a mente che la caparbietà e la testardaggine potrebbero esservi molto utili. Oggi riuscirete a capire perfettamente quello che le altre persone realmente vogliono, anche quando lo esprimono in modo vago, contorto e ambiguo. Combinazione abbastanza scorrevole quella dei transiti di voi cancerini. La Luna nel segno amico dello Scorpione, somma il suo aspetto armonico con Marte, ospitato nel segno amico del Toro. Sono da prevedersi una fase di equilibrio nel tono e nell'umore. In famiglia tuttavia vi si richiede pazienza, specie se avete figli piccoli che possano farvi rinunciare a qualche svago mondano o qualche impegno di società che salta, facendovi restare a casa. Dolce la luna piena in segno d'acqua in trigono al vostro, amichevoli in sestile anche i suoi oppositori, il Sole, Mercurio e Urano, nel segno compatibile del Toro. Aggiungeteci la saggezza di Saturno, fissato con la storia e del passato, oggi vi parlerà di Napoleone, purtroppo non l'unico nella storia, attualmente di suoi emuli ce ne sono diversi, ma... Ehi fu! Un pensiero alle popolazioni falcidiate da guerre assurde e al mondo che annaspa alla ricerca di ideali veritieri. Amore ed Eros.
amore universale, per il partner, la famiglia, gli amici, i quattro zampe, ma anche per la vostra persona, non si può voler bene agli altri se non se ne vuole anche a se stessi. A cosa serve essere intristiti e spolpati? Per dare felicità bisogna essere felici. La giornata di oggi vi vede sognatori ad occhi aperti, convinti che nulla possa essere precluso. Attenzione, però, a non esagerare. Inciampare è un attimo, vi è chiaro il messaggio? Esprimete la vostra natura sensibile, comprensiva, profonda con la vostra dolce metà. Siete infatti uno dei segni più romantici e vi sapete dedicare completamente alla costruzione di un rapporto quando volete, si intende. L'intesa di coppia è assicurata da un bel transito della Luna nello Scorpione, da Venere nel segno buon vicino dei Gemelli e da Nettuno in Pesci che rassodano la preziosità e l'irripetibilità della vostra unione, specie se siete nati dal giorno 12 al 18 del mese di luglio. Lavoro e denaro? Decisi a trascorrere il weekend nella cassetta della nonna, vi sobbarcate una coda infinita in autostrada, evidentemente la vostra idea non è stata così brillante e originale, come voi altri 10.000 hanno fatto la stessa pensata. Intanto pensate all'invito diramato domani agli amici e ai loro figli, che si divertiranno insieme ai vostri, oppure alla festa dove siete attesi stasera, finita l'epoca buia si torna a divertirsi. Augurandosi che duri bene il lavoro e gli affari. Segnali positivi per le vostre finanze. Siete fortunati negli investimenti. Se non siete pratici nel settore fatevi consigliare da un esperto fidato. C'è la necessità di uno spostamento, un viaggio per ragioni professionali, lo accettate di buon grado e con curiosità le ottime prospettive che si aprono sul vostro orizzonte lavorativo hanno il grande merito di alleggerirvi i pesi economici accumulati in precedenza. Benessere. In formissima, anche se oggi a tavola siete davvero delle idrovore, troppo gustose le vivande che vi vengono servite, ma occhio alla linea. Vero che le forme morbide vi stanno bene, l'essenziale è non esagerare. L'energia astrale di oggi ti fa sentire vivo e aperto a nuove cose. Il miglior complemento a queste energie emotive sono una dieta facile da seguire, lo stretching. Preferite alimenti leggeri come zuppe, insalate e pesce. Per lei, tempesta ormonale in atto, ecco la ragione della vostra irritabilità, inneggiate alla bellezza e alla femminilità, ma non appena qualcuno vi contraria vi rannuvolate facendo le offese. Per lui, ci voleva un amico ad aprirvi gli occhi sulle vostre scelte sentimentali, lei stravede per voi ma sbagliate a darla per scontata. Colore delle emozioni, verde smeraldo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.